Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per avere la targa bianca o nera, insomma la targa invisibile ragazzi. Allora, innanzitutto specifico che non serve a evitare il blocco giornaliero per chi non lo sapesse. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico che ci aiuta, una Wenger, l'auto che, con la quale vogliamo avere la targa invisibile e un veicolo da vendere. Allora ragazzi, per gli utenti di Xbox One devono chiudere l'applicazione, invece gli utenti di PS4 devono avviare il lettore multimediale. Passiamo al glitch ragazzi, però possono anche chiudere l'applicazione gli utenti di PS4. Quindi ci mettiamo su esci dalla base operativa e immediatamente chiudiamo l'applicazione. Il nostro amico rimarrà in schermata nera. E vi lascerò qui in alto a destra quando comparirà la freccetta, cliccate sulla finestra che vi compare e vi aprirà il video in due schermi in maniera tale che capiate bene. Comunque sia, quando riavviate l'applicazione voi di Xbox e quando mettete in sospensione l'applicazione voi di PS4, il vostro amico dovrà reinvitarvi tramite party. È l'unica cosa che potrà fare. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Entriamo in sessione. Una volta che siamo entrati in sessione, il nostro amico dovrà unirsi a noi tramite party. Noi dovremo andare in un'attività missione creata da Rockstar, un lavoro da titano. Entreremo nella missione e il nostro amico andrà ad unirsi a noi. Ripeto per l'ennesima volta ragazzi, guardate gli altri due video che ho postato, perché sono uno per Xbox One e uno per PS4. Li trovate nella scheda in alto a destra, scusate. E quindi possiamo proseguire con il glitch. Una volta che il nostro amico si sarà unito, tenterà di unirsi, noi dovremo uscire dall'attività, insomma. Quindi appena usciti dall'attività il nostro amico potrà buggarsi liberamente con la nostra auto, andremo a prendere la nostra auto ragazzi. Quindi a questo punto aspettiamo il nostro amico che arriva, premerà triangolo, non appena sta salendo in auto noi dovremmo scendere. Ve lo faccio rivedere un'altra volta ragazzi, è semplicissimo. Il nostro amico andrà al posto del copilota, insomma, e non appena starà salendo noi scenderemo. È semplicissimo ragazzi, quindi a questo punto il nostro amico potrà guidare nella nostra base operativa il nostro veicolo e lo andrà a posizionare al solito posto ragazzi. Noi l'unica cosa che dovremo fare è vedere se ci teletrasporterà o meno nel veicolo. Il momento in cui avremo il teletrasporto, che ci teletrasporta tranquillamente nel veicolo, siamo pronti. Manca solo un altro passaggio e dopo potremo avere la targa bianca o invisibile, insomma come la volete chiamare voi. Quindi a questo punto noi dovremo uscire dalla base operativa e dovremo andare a vendere un nostro veicolo personale, uno qualunque ragazzi. Basterà anche una LGR H8 appena comprata, andate allo Santos Custom e la vendete. Quindi io andrò a vendere un oppressor perché mi trovo meglio, ho chiamato il centro operativo, ce l'ho qui vicino senza che vada in culo al mondo per andare allo Santos Custom. Quindi prendo l'oppressor, vado nel centro operativo e la vendo. Però voi andate allo Santos Custom se non avete, non so, un veicolo speciale in più da vendere, andate allo Santos Custom e ve lo farà vendere tranquillamente. Nel centro operativo mobile ragazzi non ci entrano altri veicoli, quindi non mi chiedete perché non mi fa entrare dentro al centro operativo mobile con la LG, perché dentro al centro operativo mobile ci possono entrare solo veicoli speciali.
A questo punto tornate nella base operativa, vi fate comparire il messaggino in alto a sinistra che è di uscita dalla base operativa e premete triangolo X contemporaneamente. Una volta fuori dalla base operativa avrete la vostra auto con targa invisibile, ragazzi. Adesso qui non si vede bene, un po' perché è nera la targa, un po' perché è notte. Comunque, come vedete, la nostra targa è invisibile. L'unica cosa che dovremo fare è andarla a mettere in un garage, ragazzi. Il passaggio è semplicissimo, dovete fare solo questo. Spero che vi sia utile a qualcosa, anche se io vi confermo che la targa invisibile non vi elimina il blocco giornaliero. Quindi questo ve lo dico a principio, ragazzi, evitate questa domanda. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See you.